gli ultimi tiri liberi hanno segnato il 38-30 per il Sant'Agostino contro il Cairoli. La premiata ditta Galanzino ha comunque regalato forti emozioni anche in questo esordio, ma che cosa cambia? Che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso in questo 2016? Più che altro l'esperienza fatta l'anno scorso, la fisicità che ha messo in campo il Cairoli non è stata la stessa che ha messo l'anno scorso. Anche quest'anno abbiamo il grosso problema dei cambi, siamo sempre contati e in queste partite dove ti mettono tanta pressione è difficile, arrivi con poco ossigeno, ragioni poco, ma agli ultimi minuti sei riuscito a tenere la testa avanti, la testa sopra, l'abbiamo volata a casa. Sarà la prima di una lunga serie quest'anno. Speriamo che sia la prima di una lunga serie in un girone che, lasciamelo dire, Don Bosco, Valla, Cairoli, insomma. Dimmelo tu, com'è questo girone? Sicuramente essendo arrivati quarti l'anno scorso e quindi essendo poi sorteggiati, a differenza delle prime tre teste di serie, sono stati quelli che oggettivamente ci hanno perso, però il girone non è facile, anzi, piuttosto tosto. Noi, come diceva Giulio, abbiamo sempre il problema dei cambi, ci stiamo di nuovo preparando, abbiamo in serbo due o tre cose nuove che speriamo di far vedere nelle prossime partite. Sicuramente questa è la prima partita, quindi non abbiamo avuto neanche tanto tempo per allenarci, perché la riunione è stata il 17, oggi abbiamo già giocato, quindi diciamo che è stata incalzante la cosa, però ci siamo, abbiamo iniziato bene e speriamo di migliorare sicuramente. Quindi abbiamo iniziato col piede giusto. Ci sono due o tre sorprese ancora da svelarci, cosa ci puoi anticipare? Non si può anticipare niente, è un'arma in più che useremo dalla prossima partita, abbiamo più di un mese per affinarci e la prossima partita le inizieremo a mettere in pratica e le faremo vedere agli altri. Allora un motivo in più per seguire questo Sant'Agostino in questo trofeo dei collegi. Sicuramente. Grazie Giacomo e Giulio. Ciao, grazie.